ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a Brick City, come state vedendo. Ed ecco qui, questo è il nostro mondo. Se ci fate caso, abbiamo fatto un po' di costruzioni. Raccogliamo le monetine dai nostri centri. Ci hanno fatto un regalo. Ci hanno regalato una sveglia, giusto? Ah, dobbiamo aggiungerla sopra al... Sì, ok. Robot che avevo costruito. Ok. Wow, guardate, questa è una delle nostre costruzioni. Delle nostre molte costruzioni. Sì. Una... Ok. Adesso, un attimo, che vi facciamo vedere anche tutto il resto. Allora, qui c'è un altro regalo. No, no, sempre lo stesso. Ah, possiamo rinnovarlo. No. Ok, allora chiudiamo questo e andiamo avanti. Facciamo vedere un po' delle nostre costruzioni. Queste sono la mia preferita. Sono proprio belle. E vi facciamo vedere anche come si fanno. Quindi come si costruisce. E poi raccogli i soldi alla nostra gelateria. Ok. Potete mettere delle attività commerciali e poi inserire come fare. Allora, questo invece è un mondo, una palude che dobbiamo sbloccare. Sì, e si sbloccherà tra 3 ore e un minuto, oppure anticipare il tutto. La possiamo velocizzare con questi diamantini, oppure vedete, usando dei tipo dei gettoni per velocizzare. Sì, sono questi tipo diamantini. No, sono anche questi. Ah, sì, ok. Poi queste sono le nostre costruzioni, le nostre grandi costruzioni, e poi abbiamo l'aeroporto dove possiamo portare altre persone. Portare altre persone o recarci in altre città di altri profili. E adesso vi facciamo vedere. Poi qui abbiamo, sì, qui abbiamo le, noi siamo al 10° livello e abbiamo le missioni da fare. Quindi dobbiamo espandere l'area qui da 86 a 100 e qui dobbiamo completare 2 city tour. Andiamo a fare un city tour. Non abbiamo proprio. Ne abbiamo 18. Ognuno costa... Va bene, iniziamo a fare un viaggio. Uno. Andiamo in una città. Ancora quadrati. E vi ricordo che se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanellina, e se volete scaricare questo gioco in descrizione vi lasceremo il link. È un gioco gratuito per Android e per iOS. Quindi adesso siamo arrivati in questo mondo, dobbiamo cercare 4 pacchetti regalo e via alla ricerca. Ragazzi, con il tasto dove c'è questo fulmine si corre più veloce, dove c'è la freccia in alto si salta, e così praticamente si cammina. E poi qua c'è il, sono le macchine, e di qua non si può andare, dobbiamo andare di là forse per andare dall'altro lato. Ah, mi sono seduto. Bello. Posso sedere anche sul pan? Sì, è bello. Andiamo. Andiamo. Ma lì c'è un UFO. Stiamo surfando. Bello, questo non l'avevamo mai fatto, vero? Il primo pacchetto. C'è un po' di cose.
vedere il mondo dall'alto, lateralmente, destra e sinistra, si può ruotare. E poi qualcosa che possiamo. I palloncini scivolare. Questo è un mondo un po' come Minecraft. Sì, perché è tutto quadrato. Sì, si deve creare, puoi creare. Ah, poi c'è anche un'indicazione al quale tu da solo puoi creare delle strutture. Puoi fare un arco, proprio come Minecraft. Puoi fare un arco, un cerchio, non so, una casa. Un altro pacco, intanto. Sì, benissimo. E poi è bello perché ci sono anche degli oggetti utili. Certo, attento a non essere investito. La presunto non ci fanno niente. Oltre ai pacchi cosa devi trovare? Niente, mi sembra. C'è un'altra cosina. Un personaggio. Allora, quando vedi le persone con la nuvoletta in testa, cliccale. Ok. E loro ti dovranno dire qualcosina. L'altro giorno invece abbiamo trovato una signorina che si era innamorata di noi. Ok, clicca. La signorina e vuole sapere un po' come ci fanno le cose. Ci manca piccolo... due pacchi e un è un personaggio ancora? Sì. Ok, aspetta. Questo. No, deve ci possiamo sedere? Sì, al banchetto degli hot dog. Prima di tutto anche una sedia ci e una panchina. Ecco il tuo qualcosa ci potrebbe dire di qui. Ciao! È un nonnino! Ciao nonnino! Caro Pippo! Bella e che diventa anche notte e si illumina tutta la città che avete creato ed è bellissima. Nel frattempo noi stiamo andando a casa sull'albero perché è bellissima. Sì, ma dobbiamo trovare anche il pacco però. Ce ne manca uno. No, due. Uno è il personaggio. È indicato in alto a sinistra. Qua? Vedete, da qui ci fa vedere qua. Dove è il pacco e noi in Xbox e Pippo dove ce lo dà? Ecco qua, allora andiamo da Pippo, vedi? Ci ha dato ci ha dato l'indicatore per inseguire Pippo. Forse i personaggi di questa città si chiamano Pippo. Tutti Pippo è qua ed eccolo qui, vedi? Ciao! Ora possiamo mettere una statua nella nostra città. Okay. Non c'è perché una persona totalmente casuale potrebbe avere una statua. E lo invitiamo nella nostra città. E ha detto che verrà ad osservarla. E gli diamo anche dei fiori. E anche lui si è innamorato. Pensando e non si sa dove ha preso le valigie. Ora dobbiamo solo trovare l'ultimo pacco. Andiamo sulla mappa, clicca in alto a sinistra dove dice gift box. Ok, ritorna alla mappa e ci ridà l'indicatore. Per eravamo vicino a tutto. Sì, per velocizzare la cosa. E qui. Ma quasi siamo tutti.
tutti Pippo. Pippo. Guarda, alberi quadrati, monete quadrate, regali quadrati, vabbè, regali. Teste quadrate. Ok, adesso ritorniamo nel nostro mondo. Teoricamente dovremmo farne un altro di questo. Sì, sì, un'altra spedizione dobbiamo fare. Però non abbiamo biglietti per l'aereo. Ok. Queste sono tutte le ricompense che abbiamo trovato. Che abbiamo fatto? Mamma, quello si era innamorato. Che mi si è innamorato? Abbiamo i soldi. Ma poi facciamo arrivare qualcuno. Ok. Possiamo farlo o con le gemme o con questi. Sì, però questi ne abbiamo pochi e possiamo soffrire delle gemme. Però sono tante. E però 5. No. C'è da 5. 5 personaggi? 500 gemme. Ok, facciamo così. Ritorniamo nel nostro mondo. E quando ne abbiamo un po' di più. Ok. Allora, questo è tutto il nostro mondo, vedete? È grande. Abbiamo fatto un panino una gigante. Statua, una statua tipo panino McDonald's. Sì. Poi ovviamente abbiamo fatto la pizza. Eccola qui, la pizza, la vedete? Gigantesca. E poi niente, vi facciamo vedere. Questo è il nostro personaggio. Sì. Vedete? E questa quindi, è una foto della nostra città. Se volete aggiungerci, scaricatelo al gioco e ci aggiungete come Alphonse Dino. E poi, come potete vedere, qui adesso è tramonto. Questa è tutta una palude. Praticamente il mondo è stato tutto inquinato e noi lo dovremmo risanare. Come questo e tutte queste zolle di terra verde, le stradine, cosa, abbiamo tutto fatto da capo. Non c'era solo che all'inizio c'era un po', c'era solo questo, sabbia rossa, sì, questo centrale, questo il, qui il coso, sì, il diciamo ristorante della terra si chiama. Ok. Poi le strutture, questa è una scacchiera per esempio, le strutture si possono anche rimodernare. Aspettate, questo. Ok, vediamo. Questo è un po' come le bustine dell'edicola. Si comprano e poi si aprono. E queste sono tutte cose che abbiamo vinto oggi. E ne facciamo un'altra. Facciamo un'altra. E c'è anche una carta speciale. E una bandiera. Una lettera A. Sopra c'è una lettera A. Uno steccato. Questi sono tutti i personaggini che appena faremo una nostra costruzione potremmo li inseriamo. Se non li abbiamo nel gioco, praticamente te li fa mettere, però sono grigi. Ok. Invece se li hai sbloccati saranno tutti qua, per esempio. Abbiamo trovato quello e ora questo è colorato. Ok. Vedete, ora si è fatta notte, come adesso è buio. Prima. Adesso è buio. E tutto si è illuminato. Vedete? Poi raccogliamo i soldi dalle nostre attività per poi comprare. Sì, oppure comprare delle strutture al mercato. Adesso facciamo vedere un attimo. Non so come il mercato possa. Vediamo qui se c'era qualcosa di carino che avevamo visto. Allora, qui no, vediamo un attimo qui. Qui no. C'erano delle cose molto carine. Forse qui. Questo è molto carino. Questo è bello, come quello dei gatti. Sì, questo è come quello dei gatti. Vediamo un po' che c'è. Questo è, mamma mia! Giganti! Girati. Che bello, facciamo questo! Sì! Però dobbiamo vedere se abbiamo spazio. Ok, è un po' grande. Mm-hmm. 16x16 mattoncini. Non credo che abbiamo neanche un 4x4 di mattoncini. No, non abbiamo spazio, ci ha detto. Ok, torniamo. E poi dobbiamo essere anche livello 16 per averlo. Ah, ok. Possiamo fare solo i 10x10 ora. Ok, proviamo questo. Il camping. Campeggio. Sì, campeggio. Fate uno piccolo. Facciamo la roulotte. Bello. Bello, dai. Ciao. Ciao.
Adesso vi facciamo vedere un po' come si costruisce. Ci mancano un po' di cose. Allora, un po' di strada. Vai un po' là dietro. Andiamo prima. E qua velocizziamo un po'. No, ma non abbiamo. Per mettere il camper ci servirebbe un po' di spazio più di più. Se questo lo spostiamo. Ah, si possono spostare? Sì, sì. No, questo non ce lo fa spostare. È una gelateria per giganti. Sì. E no, vabbè, allora creiamo qualcosa di meno. Sì. Allora possiamo creare un giardino. Qualcosa da giardino. Ecco, questo non. Questo sembra un piccolo, ma poi forse sono gigantesco. Sì. Questo va bene. Adesso vi facciamo vedere come si costruisce. Si tocca il martellino. Che indica costruire e poi ne mettete uno, ci mettono tanti e questo è il bello. Ma voglio fare un po' io. Basta mettere un solo simbolo e poi gli altri simili li metti in automatico. Cioè il gioco li mette in automatico? Sì. Muretto, le colonne, poi si gira anche per mettere l'altra facciata. Ora mettiamo questo qui e ne mette altri. Mettiamo qua e altri. Qua ne mettiamo altri. È anche molto carino perché abbiamo già finito. A me piace proprio questo gioco. Ragazzi, da questo video è tutto. Noi ci vediamo un'altra volta e da Brick City è tutto. Ricordatevi di lasciare un like, attivate la campanellina, iscrivetevi e condividete tutti i nostri video con i vostri amici. E ciao!